Benvenuto a Nosastra, comandante Shepard. Ci hanno chiesto di non applicare le tariffe amministrative e di attracco per la sua visita. Mi chiamo Karina. Se ha bisogno di informazioni sulla zona, sarò molto lieta di assisterla. Chi vi ha chiesto di non applicare le tariffe? L'ordine è arrivato da Liara Zoni, che ha coperto tutti i costi per te. Inoltre ha chiesto che la mandassi direttamente da lei non appena può. Si trova vicino al piano commerciale. Grazie. Le rinnovo il benvenuto nella nostra città, comandante. Buona giornata. I registri della dogana indicano che una Justicar di nome Samara è in visita su questo porto, Shepard. La sua vecchia compagna, Liara Psoni, potrebbe avere maggiori informazioni. Il suo ufficio si affaccia sul livello commerciale. Inoltre, potrebbe parlarle a proposito della posizione di Tain Krios, l'assassino sul suo dossier. Venti a venticinque. No, non ci siamo capiti. Sto cercando i migliori potenziamenti tecnologici che avete. Naturalmente, posso aiutarla con un consulto per tutti. Hai mai affrontato un'unità di comando Asari? Pochi umani sono sopravvissuti per raccontarlo. Sarò molto chiara. Pagani o verrò a squagliarti. Con il potere della mente. Shepard! Nick Seris, di a tutti che sono occupata. Oh. Shepard. Le mie fonti dicevano che eri ancora in vita, ma non ci ho mai creduto. È un piacere rivederti. Anch'io sono felice di rivederti, Liara. Come te la passi? Non male. Sai, ora faccio l'informatrice. Tiro avanti così da quando tu... Beh, da quasi 2 anni. E ora rieccoti in azione, con Cerberus e contro i collettori. Non tutti ne sono al corrente. Neanche della tua risurrezione, Shepard. Ora io mi occupo di informazioni. E se hai bisogno di notizie su certe persone, sai dove trovarmi. Qui su Ilium c'è un Asari di nome Samara. Sapresti dirmi dove posso trovarla? Samara, sì. È arrivata di recente ed è stata registrata da Dara, l'ufficiale di custodia. Puoi trovare Dara al centro di trasporto. Sto cercando Tain Krios. Dovrebbe essere qui su Ilium. L'assassino? Sì, è arrivato alcuni giorni fa. Secondo le mie fonti è qui per uccidere il pezzo grosso di una corporazione, Nassana Dantius. Ha contattato una donna di nome Serena. Serena ha un ufficio a livello dei trasferimenti carico. Forse saprà dirti dove trovare Krios. Grazie per l'aiuto. Non mi serve sapere altro. Ho capito. Se c'è altro che posso fare per te, avvisami subito. So che stai cercando l'ombra. Cerberus mi ha fornito dei dati per trovarlo. Ti interessa? Ma certo, non sapevo che... Vediamo cos'hai per me. Sembrerebbe una trasmissione intercettata tra 2 agenti dell'ombra. Alcuni riferimenti a un luogo e... Parla di Pharaon. È ancora vivo. Chi è Pharaon? Era un amico. Mi ha aiutato a recuperare il tuo corpo dall'ombra. Che cosa voleva l'ombra dal mio corpo? Stava per venderti ai collettori, ma Pharaon e io l'abbiamo fermato. Pharaon si è sacrificato per salvarmi. Dunque mi hai salvato tu? E come sono finito in mano a Cerberus? Beh, mi hanno fornito i dati per recuperarti.
A dire il vero, sono stati loro ad assegnarmi Feron. Quando sono fuggita, ti ho consegnato a loro. Dicevano di poterti riportare in vita. È bello avere un quadro più chiaro della situazione. Dunque, quale sarà la nostra prossima mossa? Io non lo so. Devo prepararmi, credo. Tornerò a casa. Se ti servono informazioni locali, usa pure il mio terminale. Stai bene? Ho trascorso 2 anni a progettare la vendetta. Ora avrò la possibilità di trasformarla in un salvataggio. Lascia che ti aiuti. Potrei raggiungerti nel tuo appartamento? D'accordo. Con un po' di fortuna avrò già elaborato un piano. Grazie, Shepard. Serve un surriscaldamento minimo e velocità. Ho assolutamente bisogno. Ci inventeremo qualcosa, non preoccuparti. E allora lui dice: oh, non preoccuparti, i nostri aminoacidi sono tutti diversi, quindi non rischiamo di prenderci malattie o cose simili. Ecco perché non dovresti uscire così. Poi ho dovuto parlargli del contatto tra tutti i rapporti interspecie. Senza contare che sei un... Consiglio pensava che Blaster, il primo spettro Anar, avrebbe giocato secondo le regole. Il sottoscritto ha dimenticato se il raffreddamento è sovraccaricato. Non avete qualcosa di più appariscente? Voglio qualcosa che ti... Santo cielo, Shepard, credevo fossi morto. Ascolta, so che quei dati sono essenziali per la famiglia Chiarosa. Nassana Dantius non ci ha lasciato un attimo di tempo. L'importazione di merci dai sistemi Terminus fa bene agli affari. Non lo so, alcune cose sembrano pericolose. È proprio questo il punto. Più pericoli, più contratti per noi. Si scusa per eventuali dichiarazioni? No, ancora niente. Lei continua a dire che è legale. Non lo so. Ho un amico che mi deve un favore, quindi gli chiederò di esaminare il contratto. Posso aiutarti in qualche modo? Sto cercando una guerriera Asari di nome Samara. Oh no, cosa ha fatto? Ha ucciso qualcuno? Calmati, voglio solo parlare con lei. È un bel sollievo. Samara è la prima Justicar ad arrivare qui a Nos Astra. È partita per lo spazioporto commerciale qualche ora fa. Se vuoi raggiungerla, sali su quel piedistallo laggiù per chiamare un mezzo di trasporto. Sii cortese quando la incontri. Le Justicar incarnano le nostre leggi più elevate e solitamente restano nello spazio Asari. Non è abituata a trattare con gli alieni.
Dove credi di andare? Devo portare la mia merce su Omega, ispettrice. Tu non vai da nessuna parte, mercante. Almeno finché non avrò risolto questo delitto. Io non c'entro nulla. Sono state quelle mercenarie che voi non riuscite a catturare. La vittima era un tuo socio in affari, quindi sei un sospettato. Ti farò sapere quando potrai andartene. E la Justicar che è appena arrivata? Tutti dicono che potrebbe ammazzarci da un momento all'altro. Devo andarmene. Ucciderà solo i disonesti, quindi tu non hai nulla da temere, Pete Nefor. Sono alla stazione se hai bisogno di me. Cosa vuoi? Ho già delle mercenarie alle costole che vogliono uccidermi. Proprio come è successo al mio socio. Non voglio altri guai. Come se non bastasse, stamattina è arrivata una Justicar Asari. Tutti i nativi hanno paura di lei. Devo andarmene da questo pianeta. Dimmi dove posso trovare la Justicar. Ora è nel vicolo in cui il mio socio è stato assassinato. Un'ispettrice ha sigillato l'area. Quindi dovrai parlare con lei se vuoi andare laggiù. Devo andare. Qui non c'è nulla da vedere. Circolare. Gran belle armi, ma cerca di non usarle nella mia zona. Cosa posso fare per te? Sto cercando una guerriera Asari di nome Samara. Se hai un conto in sospeso con Samara, vai a regolarlo altrove. Qui abbiamo già fin troppi problemi. Devo reclutare Samara per la mia missione, poi ce ne andremo. Di solito le Justicar agiscono da sole, ma sono attirate dalle cause impossibili. Politica autocorrettiva, nel nostro caso conveniente. Se intendi portarla via dalla mia zona, ti condurrò subito da lei. Si trova sulla scena del crimine. Sembri molto ansiosa di liberarti di Samara. I miei superiori vogliono che la trattenga. Temono che possa causare una sorta di crisi interspecie. Purtroppo il codice delle Justicar le impedisce di lasciarsi prendere. Se ci proverò, dovrà uccidermi. Io non voglio morire, quindi se riuscirai a portarla via con qualche nobile causa prima che io esegua i miei ordini, sarò disposta ad aiutarti. Come posso arrivare alla scena del crimine? È qui vicino. Esci e poi gira a sinistra. Cerca il nastro della polizia, avviserò di farti passare. Fai attenzione. Di recente tutti quei vicoli sono diventati territorio delle Eclipse. Devo andare. Buona fortuna. Faremmo meglio a trovare Samara prima della detective.
erano le mie truppe migliori. Dimmi quello che voglio sapere e me ne andrò subito. Dove l'hai mandata? Credi che la tradirei? Non hai la minima idea di cosa potrebbe farmi. Il nome di quella nave. La tua vita dipende dalla risposta, tenente. Uccidimi pure, Justicar. Tanto prima o poi una di noi ti troverà. Qual è il nome della nave con cui è partita? Vai all'inferno! Trova la pace nell'abbraccio della Dea. Io sono Samara, una servitrice del codice delle Justicar. Devo combattere contro le sorelle Eclipse, ma vedo tre persone ben armate di fronte a me. Siamo alleati o nemici? Sono il comandante Shepard. Mi serve il tuo aiuto per una missione critica, Samara. Le tue parole mi onorano, ma sto svolgendo una ricerca. Mi serve il tuo aiuto per eliminare i collettori. I collettori sono nemici potenti. Non vorrei mai mettermi alla prova contro di loro, ma sto cercando una fuggitiva incredibilmente pericolosa. L'avevo intrappolata qui, ma le sorelle Eclipse l'hanno fatta fuggire dal pianeta. Devo scoprire al più presto il nome della nave con cui è partita. Vorrei che tu accettassi di seguire l'umano, Justicar. Se non te ne andrai, sarò costretta ad arrestarti. Rischi molto a eseguire i tuoi ordini, ispettrice. Per tua fortuna non dovrò resistere. Il codice mi obbliga a collaborare con te per un giorno. Dopodiché dovrò tornare alla mia ricerca. Non potrò rilasciarti così presto. Non riuscirai a fermarmi. Otterrò il nome di quella nave. Fallo e io mi unirò a te. Così il codice sarà rispettato. Hai qualche pista? Pitne Fohr, il mercante Volus, è legato a tutto questo. Le Eclipse si preparano a ucciderlo. Estorcigli la verità. Potrebbe sapere come entrare nella base di Eclipse. Ora devo tornare alla stazione e credo proprio che tu dovrai venire con me. Grazie, Shepard. Salve ancora, terrestre. Hai parlato con l'ispettrice? Avevi detto di non sapere nulla di questa storia. Hai una sola possibilità per cambiare la tua versione. Che vuoi dire, terrestre? Sto solo cercando di portare via la mia merce da questo pianeta. Le Eclipse vogliono il tuo sangue e a me serve il tuo aiuto per entrare nella loro base. Non dovremmo collaborare? Sì, hai ragione, terrestre. Sono disperato. Le mercenarie mi danno la caccia e ora c'è anche quella Justicar Asari. Parliamone. Ho contrabbandato su Ilium una sostanza che aumenta i poteri biotici in battaglia. Peccato sia tossica. Forse ho dimenticato di dirlo alle Eclipse. Ora vogliono uccidermi proprio come temevo. Devo entrare nella base delle mercenarie e tu mi aiuterai. Ho un lasciapassare che mi hanno dato per importare la mia merce. L'originale ho dovuto restituirlo, ma guarda caso ne ho una copia. Prendilo, ma fai attenzione. Ogni Eclipse deve commettere un omicidio per ottenere l'uniforme. Sono molto pericolose. Visti. Questo sarà un attivazione dei sistemi ausiliari. Ah!
Sparato. Facevo finta solo perché c'erano le altre sorelle Eclipse, ma in realtà non ho sparato. Non sono una di loro, sono cambiata. Pensavo che essere il Nora la mercenaria sarebbe stato bello, ma mi sbagliavo di grosso. Cosa non ti piace delle cose che fanno qui? Dovremmo andarcene in giro per la galassia a sparare ai cattivi e cose del genere, no? Invece se ne stanno qui a vendere sabbia rossa e armi illegali. Hanno perfino fatto fuggire l'Arda Tyakshi. Quale nave hanno usato per il contrabbando? Oh, non ne ho idea. È successo qualche giorno fa e, come ti ho detto, sono nuova. Non mi hanno detto nulla. Cosa significa Arda Tyakshi? È un'antica parola Asari che si riferisce a... qualcosa che pensavo fosse solo una superstizione. Significa demone dei venti notturni. Non sapevo esistessero davvero, ma il capo ha detto che quella tipa era una di loro. Vattene via da qui, Elnora. Ricorda che ti terrò d'occhio. Ho capito. Va bene, me ne vado. Grazie. Sembra interessante. Siamo stati... di cui preoccuparsi. Buon divertimento. Questo dovrebbe essere...
Capito, Shepard? Uno in meno di cui preoccuparsi. Noi. Anaya sarebbe interessata. Prossimo! Tra le forze alleate. Fallimento di sistema. Uno a terra. Thank you.
Questo dovrebbe rallentarlo. Ucciso quello. Sembra una bolla di carico. Dimostra che Pitnefor ha venduto 2000 unità di Minagen X3 all'Eclipse, oltre a 600 unità di sabbia rossa. Non ciò che vuole Samara, ma prova che Volus è criminale. L'ispettrice Anaya sarebbe alquanto interessata. Dobbiamo proseguire. Un dio biotico. Penso le cose e queste accadono. Abbiate timore di me, creature inferiori, poiché io sono la personificazione dei biotici. Sei strafatto, ma se stai indietro non ti sparerò. Rimpiangerai le tue oltraggiose parole. Io sono il grande vento che spazzerà via gli ostacoli dinanzi a me come un grande vento. Un grande vento biotico. Sì, quella Zari che mi iniettava tutte quelle droghe era terrificante. Ma poi ho cominciato a comprendere il mio potere. Forse rideranno quando cado, ma non sanno ciò che so io nella mia mente. Che so di essere incredibilmente potente. Abbiate timore! Buona fortuna con tutto quanto. Aspetta, terrestre. Arrivi giusto in tempo per assistere alla mia più grande impresa. Il capo di quelle mercenarie è nella stanza accanto. Farò volare Wasea come una bambola di pezza. Shepard, questo tizio non potrebbe allacciarsi le scarpe, tantomeno combattere. La farò a pezzi. I miei poteri biotici sono inarrestabili. Wasea ti farà a pezzi. Riposati un po', ti sentirai meglio. Sei pazzo? Io sono inarrestabile. Banchettare con il suo sangue biotico sarà il passo finale per diventare una divinità. Ma, grande vento, dio biotico, io... Cosa sto dicendo? Io sono stanco. Tu forse hai ragione. Sì, sono stanco. Riposerò. Distruggerò l'universo più tardi. E tanti saluti alla divinità. Dopo che abbiamo fatto fuggire quella lurida creatura.
Prima arriva una Justicar. E ora tu. Almeno avrò il piacere di ridurti il cervello in poltiglia. Occhi aperti! E non ti rialzare! Il nome di nave richiesto da Samara. Deve essere la nave che Samara stava cercando. Vuoi tornare indietro subito o prima dare occhiata? Diamole il nome e andiamocene da qui. Non so cosa mi hanno dato, ma pensavo di... Bella, hai visto? Grazie per aver sistemato l'Eclipse terrestre. Impiegheranno mesi per ricostruire l'organizzazione. Ah, giusto per curiosità. Mentre controllavi in giro, per caso hai trovato una bolla di carico che mi appartiene? Sappiamo entrambi che questa bolla di carico ti farebbe sparire per un bel pezzo. Certamente, terrestre. In cambio di quella bolla ti darò tutti i crediti che ho guadagnato vendendo il Minagen. Una cosa del genere potrebbe sempre tornare utile. Nel caso cambiassi idea, terrestre, sappi che portandomi quella bolla di carico otterrai una grossa ricompensa. Se invece la darai all'ispettrice, in cambio avrai solo una pacca sulla spalla. Se hai qualcosa che potrebbe incoraggiare la Justicar a partire, mostragliela subito. Ho il nome della nave. La tua fuggitiva è partita 2 giorni fa a bordo della AML Demeter. Mi sorprendi, Shepard. Hai mantenuto la tua parola, quindi io farò altrettanto. Sono pronta a partire subito, ispettrice. Se ciò farà piacere ai tuoi superiori. Sei libera di andare, Justicar. È stato un onore averti nella mia stazione. E ti ringrazio per non avermi uccisa. La Normandy è attraccata vicino al piano commerciale principale. Ci vediamo a bordo. Devo giurare di servirti, così non sarò costretta a scegliere tra i tuoi ordini e i dettami del codice. Servirò nel nome del codice, Shepard. Le tue scelte sono le mie. La tua morale è anche la mia. Le tue volontà mi guideranno. Non avrei mai pensato di vedere una Justicar giurare una cosa del genere. Se mi indurrai a compiere atti estremamente disonorevoli, dovrò ucciderti quando sarò libera da questo giuramento. Sarai una grande risorsa per la nostra missione. Sono molto felice di averti con noi. Sono lieta di saperlo. Combatterò al tuo fianco, ucciderò i tuoi nemici e proteggerò i tuoi alleati. Torniamo alla tua nave? Devo parlare con l'ispettrice. Grazie per aver portato via Samara. Racconterò alle mie nipoti di aver visto una Justicar. Anzi, hai appena aumentato le mie possibilità di vivere abbastanza da avere delle nipoti.
Ho le prove che le Eclipse hanno ucciso il mercante Volus. Vediamo cos'hai. Interessante. Ma non posso verificarlo. Sarebbe inammissibile. Io garantisco per Shepard e per qualsiasi prova in suo possesso. Accetto il giudizio della Justicar. Grazie, Shepard. Non sapevo se fidarmi degli stranieri o degli umani, per meglio dire. Ma poi sei arrivato tu. Peccato che Elnora sia fuggita, ma presto la troverò. Almeno sei riuscito a metterla in fuga. Bene, ora basta con i complimenti. Ho molti altri criminali a cui badare.